Ciao tifosi, pensavate di non rivedermi qui, vero? Io che avevo detto nell'ultimo video che se il Palermo continuava a giocare con questa mentalità, difficilmente caricavo ulteriori video inerenti ai post-match della squadra del Palermo. Ma perché allora ho deciso di caricare questo video? Il Palermo ha perso. Ebbene ragazzi, io fino alla prima metà del primo tempo ero convinto di non far niente, di non caricare niente perché il Palermo giocava al solito suo, cercava sempre di ricominciare palla a terra e perdeva sempre palla in difesa. Poi è arrivato anche il gol, perché è arrivato un gol con una papera di Posavec, l'ennesima, dove praticamente Posavec non trattiene il pallone, gli scappa dai guanti, arriva Suso, tira di potenza e fa 1-0 per il Milan. La formazione era anche un 4-3-3, quindi gli esterni erano Embalo e Sallai, che comunque non mi sono dispiaciuti. Sallai è di un falloso incredibile, però comunque entrambi si sono comportati bene. Ma la cosa, diciamo, un po' strana è che il Palermo gioca con una mentalità totalmente diversa a quella in cui siamo abituati dopo il gol del Milan. Il Milan si spegne gradualmente e il Palermo attacca con decisione e con convinzione, non solo. E fa anche intravedere buon gioco veramente. Bruno Henrique al centro, in centro, veramente nel settore del centrocampo sembra essere il leader. Porta palle in avanti, cerca di passarle ai compagni con una certa, insomma, sicurezza, e devo dire che mi ha sorpresa questa cosa qua. Si sente la mancanza di Rispoli, perché Sonek comunque cerca di andare là sulla fascia a cercare di aiutare i compagni, ma si vede che non è il suo ruolo. Per il resto, ragazzi, è un Palermo che sorprende per il suo gioco, per la sua voglia di cercare di attaccare e cercare di offendere l'area avversaria, perché non si era mai visto un Palermo così aggressivo. Poi si finisce il primo tempo, però con buoni presupposti per un secondo tempo nel quale Palermo poteva anche arrivare a pareggiare questa partita, perché il Milan non sembrava un Milan tanto in forma. Inizia il secondo tempo come un po' il primo, infatti il Milan è ancora spento e il Palermo continua ad attaccare, continua a fare un buon gioco. Poi diciamo che il Palermo offende con più convinzione e in maniera più concreta quando De Zerbi cambia gli esterni. Fuori Sallai ed Embalo, dentro Lofaso e Diamanti. Quindi cambia i due esterni e da lì il Palermo cambia ulteriormente mentalità. La mentalità è molto più convinta anche nei passaggi tra i compagni. Non si gioca più palla a terra, si va a finire in difesa per giocare palla a terra, ma si gioca insomma anche negli altri posti del campo, nelle altre zone. E arriva il gol. Innanzitutto Lofaso fa delle buone iniziative sulla sinistra. Infatti devo dire che ha dimostrato di avere una buonissima personalità, essere bravo anche a giocare con i piedi, quindi perché non riproporlo in futuro? Diamanti invece, diciamo che rimane ancora un po' un'incognita, perché Diamanti dovrebbe essere l'uno in più del Palermo. Invece vedo che ogni volta, soprattutto quando si ritrova lì sulla destra, rientra e tira quasi sempre, ed è una cosa che mi dà abbastanza fastidio. Però sta di fatto che dal suo mancino nasce il delizioso assist per Nestorowski, che si trova a tu per tu con Donnarumma, tira e non perdona. Nestorowski ancora una volta decisivo, e quindi il Palermo riesce a pareggiare. C'è ancora tempo per poterla anche vincere, perché il Milan sinceramente è rimasto un po' scombussolato da questa avanzata a rosanero, e quindi diciamo che è abbastanza in difficoltà. Poi però il Milan offende anche bene. Suso arriva a tirare più volte verso la porta avversaria, ma Posavec fa due interventi a dir poco assurdi. Due interventi strepitosi. Uno è un tiro potentissimo deviato centrale, ma era abbastanza difficile, e un altro tiro di Suso già piangolato, la stessa potenza praticamente, e Posavec si supera. Purtroppo poi il gol arriva su una respinta di Posavec, un giocatore rossonero era solo, tira, e la Padula è entrato da pochi minuti, si inventa un colpo di tacco che va a finire in rete. Il Milan va in vantaggio 2-1 e purtroppo è un gol che fa male, perché il Palermo stava giocando bene, stava attaccando con stava attaccando abbastanza spesso, quindi era un Palermo che convinceva.
E diciamo che dopo il gol ci prova ancora, però poi alla fine la partita finisce. Prova a mettere Quaison al posto di Ilie, ma secondo me un cambio da fare era sostituire Čonek e far entrare Morganella. Čonek sulla destra non riesce ad andare sul fondo con una costanza con cui riusciva ad arrivarci Rispoli, che purtroppo oggi non c'era. E quindi Morganella secondo me poteva dare un ulteriore aiuto alla fase offensiva della squadra. L'Esami secondo me in questo modulo, quindi con la difesa a 4, è molto sacrificato, attacca poco, però secondo me quando poi è entrato Lofaso devo dire che si è proposto abbastanza bene sulla fascia. Lofaso a me ha sorpreso perché ha dimostrato di avere una grande personalità, e questo è vero. Però di solito un giocatore che non gioca mai entra in campo e cerca sempre di in qualche modo tirare in porta. Lofaso invece no. Lofaso cercava sempre di passarle ai compagni, di trovare qualche giocatore libero, forse ignorava troppo spesso l'Esami sulla sinistra. Però comunque un giocatore che secondo me in futuro potrebbe aiutare non poco la manovra offensiva del Palermo. Detto questo, io per questo ho caricato il video, perché il Palermo magari ha perso un'altra partita, si avvicina ancora di più in Serie B, però ci arriva con un'altra mentalità, una mentalità molto diversa, un Palermo forse più pronto ad offendere, quindi in futuro forse si può giocare bene qualche partita e non, diciamo, giocare sempre col solito possesso palla, palla terra che ci un po' suicidava, ma con questo altro modo di giocare il calcio, forse qualche possibilità in più la squadra rosanero ce la può avere, soprattutto con questa sorpresa del giocatore Lofaso. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, perché sinceramente se il Palermo riparte da questo modo di giocare, possiamo avere delle buone possibilità di salvarci o perlomeno provarci. Sicuramente non siamo un Palermo che è pronto ad incassare gol e gol. Non a caso quello che ha fatto il Milan è arrivato in una situazione abbastanza rocambolesca e devo dire che Andelkovic e Rajkovic si sono comportati molto bene. Quindi fatemi sapere nei commenti invece cosa ne pensate voi di questo match, se vi ha convinto questo nuovo modo di giocare del Palermo. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, condividete per far crescere il mio canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E io vi rimando a un nostro prossimo video. Quindi speriamo che il Palermo nella prossima partita riesca a riproporre il gioco proposto in questo match. Alla prossima!